a te, a tutti, Sherm, e benvenuti a Giocherino in questo nuovissimo episodio su Detroit Become Human. Vediamo, ragazzi, se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno, ragazzi, dopo che la volta scorsa alla fine ho deciso di far diventare Connor un deviante, per cui ovviamente adesso si prodigherà, tra virgolette, per aiutare comunque Marcus e tutti gli altri devianti che sono qui a Jericho, perché ovviamente, ragazzi, la polizia è arrivata. Non ci dimentichiamo che anche Kara ed Alice sono qui assieme a Luther, per cui non perdiamo più tempo e vediamo cosa diavolo succederà adesso. Ok, la polizia è arrivata, come avevamo detto. Ah, è lo stronzo dell'FBI. Chissà Hank, ragazzi. Io vi giuro, quando... sì, quando ho fatto trasformare... Presto, cara! Arrivano! Perché stanno ammazzando tutti? Di qua, di qua. Oddio, corri, Eris. Corri, corri! Piano, madonna, ma stanno a fare la distruzione! Guarda lo stronzo. E che famo adesso? Luther, muoviti, che caspita sta succedendo? Dentro, presto! Cioè, raga, sono... Oddio, sono arrivati qui per fare una strage. Che pezzi di merda! Oddio, mi sa che ci conviene andare qui a destra. No! No, Luther, no! I nostri sono nella stiva, li massacreranno! Aspetta. Cioè, allora, sta succedendo troppe cose insieme. Stavo dicendo, la prima persona a cui ho pensato quando ho trasformato Connor in un deviante è stata Hank. Mi chiedo cosa gli sarà successo, cosa ne sarà, sinceramente non lo so, ma continuo a pensarci, ve lo giuro. La polizia è arrivata e non è che sono arrivati del tipo, oh, mani in alto, fermi tutti. No, come, siccome l'essere umano è uno stronzo, come ripeto sempre, ovviamente sono arrivati qua per fare direttamente una strage, insomma, capito? Visto che sono degli insetti fastidiosi, gli insetti fastidiosi vanno calpestati. Per cui adesso, allora, messaggio Josh, elicotteri e fa saltare Jericho. Se c'è una situazione del genere, come fai a scegliere così, proprio in mezzo secondo? Sinceramente non lo so. Messaggio a questi che sono venuti ad ammazzarci. Non so che scegliere, raga, ve lo giuro. Far saltare Jericho. Madonna, addirittura. A sto punto direi elicotteri, raga, vediamo. Arrivano anche dal ponte superiore. Non c'è modo di evitarli. Dobbiamo scappare, non possiamo fare altro. Josh. Dov'è Josh? Cavolo, ne so. Ci siamo divisi. Vabbè, alla fine mi hanno dovuto far scegliere per forza fra messaggio e far saltare Jericho. Non so, raga, far saltare Jericho. Cioè, a sto punto li facciamo saltare tutti in aria, pure i pezzi di merda. Non saprei, tanto ci stanno a sterminare. Messaggio, che ne so. Ci sono usciti al secondo e terzo ponte. Trovatele e saltate nel fiume. Ah, per forza, quindi. Dobbiamo far saltare Jericho. Va bene, ok. Non c'era altra scelta, in pratica. Potremmo fuggire. È una follia. Gli esplosivi sono in fondo alla stiva e ci sono soldati ovunque. E che proponi tu? Sanno chi sei, ti prenderanno comunque. Aiuta gli altri, io vi raggiungerò. Marcus, non ci vorrà molto. Madre mia, raga, ovviamente tocca a noi. Aspettate un attimo. Ok, prendi la bomba. Ok, devo andare di qua, quindi. Va bene, vorrà dire che cerchiamo di stare attenti, ragazzi, perché proveranno ad ucciderci, immagino. Salva la nostra gente, Marcus. Che cavolo, raga. Ci proviamo. Ci proverò, oddio. Oh merda, ecco, ovviamente. Ovviamente, oddio, che si è fatto, amore? Non fatelo scappare. Che cavolo. Se causano problemi. Se causano problemi, state sparando tutti comunque, stronzi. Ok, sarà un momento di ansia allucinante, ragazzi. Troppo tardi, mettiti in salvo. Salva Alice. No, non ti no, 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 no. Non possiamo. Oddio.
Ma che palle! Queste sono scelte impossibili, ragazzi. Cioè, sono scelte impossibili, cavolo! Cioè, adesso io potrei stare un'ora qua, no? A pensare. Potrei stare un'ora a pensare. Fatto sta che le scelte sono due e non si fugge da quelle, no? La nostra priorità è sicuramente Alice. Però ragazzi, quando premerò proteggi Alice e si vedrà magari che lasceremo indietro Luther, cioè, permettetemi di stare come una merda, va bene? Magari se aiuto Luther comunque non succede niente a Alice, però allora perché mi dice proteggi Alice come altra alternativa? Che cavolo! Devo scegliere per forza proteggi Alice, ragazzi. È quello che abbiamo fatto sin dall'inizio, non... Cioè, mi si sta stracciando già l'anima, ve lo dico. Vai! Scusami, che cosa fai? Scusami. Scusami. No! Consola, lo so amore, lo so, mi dispiace. Così non sarà molto in vano, capisci? Che palle, raga, che palle però, C'è tua madre! Lo sapevo! Potevo lasciarla fuori? Cavolo! Aia! Gli dovrò sparare. Stai bene, cara? Sì, io sto bene. Non possiamo stare qui. Seguitemi. No raga, questo episodio di oggi non si affronta, va bene? Non si affronta, cavolo! Già proprio sto con l'amarezza in corpo adesso. Ok. Cerchiamo di... Oddio, di muoverci senza farci scoprire, perché... Non ucciderci! Guardate. Intervieni! Non mi frega, raga, Io spero di non rimetterci le penne, ma... Cioè, ma che veramente? Che veramente? L'ho premuta la levetta! Marcus, ci hai salvato. Andate, forza! Lo so, forza, andate via. Che palle, cavolo. Oh. Squadra gamma, chiedo. Tango. Oh merda. Che devo fare? Oddio, spero di aver fatto bene. Uffa. Fermatevi. Ci arrendiamo, non sparate. Non sparate. Vi ha sparato, no? Gli avete sparato, pezzi di merda! Marcus! Sì! Raggiungete gli altri. Sono io, però muovetevi! Ok, fai saltare gente. Trovo un'altra strada. Oh merda, raga, oddio. No. Veramente no, questo episodio di oggi no, raga. Allora, di qua non si va. Ah, di qua, mistica, non avevo visto le scale. Non si affronta per niente oggi. Josh! Sono intervenuta per altri, che faccio? Non intervengo per Josh! Presto, di qua! Okay, trova Notte, okay. Vi raggiungo dopo. Vai! Buonasera, siamo salve, Alice.
lo spero sinceramente. Corri, corri, corri! Alto! Credo che l'unica cosa da fare sia fingere la morte. Spero! Spero di far bene. Se così non dovesse essere, per favore, non mi crocifiggete, insomma, perché non ho la minima idea di cosa possa succedere in ognuno di questi casi. Per cui dico che fingo la morte. Giù! Non muoverti. Shh. Non muoverti, non muoverti. Shh. Oddio, 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 no, 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 vai via, vai via, vai via. Non ti muovere, Alice, non ti muovere. Avanti, andiamocene. Ok, 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 per una volta finalmente. Ho scelto bene. Vieni, dobbiamo andare. Dove andiamo? Dove? Ok. È arrivato il momento di far saltare tutto, Marcus. Ah! Non muoverti. Vai e unisciti agli altri. Col cavolo. Ah! Oh merda, ma se l'ho premuta la levetta! Che caspita! Raga, vi giuro che la sto facendo, sto premendo! Ah! Minchia! Attiva, forza! Faremo in tempo a scappare, io mi auguro di sì. Marcus, la bomba esploderà a momenti. Via, via, via! Via, corri! Non fermatevi! Non guardate indietro, forza! Coraggio, coraggio! Uccidano anche noi, raga. Che cavolo. Come faccio? Come faccio a lasciarla lì? Salvala. Ciao, stronzo! Hanno fatto esplodere qualcosa nella stiva. La nave affonda. Ordina l'evacuazione. A tutte le unità, abbandonare la nave. Evacuazione immediata. Non è finita, Marcus. Io oggi non ce la posso fa, raga. Non ce la posso fa. Non ce la posso fare, va bene? Non ce la fa. Ciao!
Madonna. Guardate quante possibilità c'erano, ragazzi, ma vi rendete conto? Cioè, guardate il diagramma di Connor, raga. È qualcosa di assurdo. Andiamo avanti. Cioè, so che comunque siamo vicini alla fine, eh. 10 novembre. Le 19. No, 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 io oggi non ce la posso fare. Allarme disattivato. Bentornato a casa, Marcus. Non ce la posso fare. Non so se sarà nel suo studio o dove sarà. Non lo so, ragazzi. Sarà in salotto. Carl? Quanti dettagli che si possono vedere, ragazzi. Che è successo qua? Questo era il mio dipinto. Vabbè, successo non è successo niente, ma c'è un casino qua intorno, ragazzi. Non so se avete notato. Non ci resta che andare lì sopra. Sono super agitata, raga. Chi sei? Come sei entrato? Devo vedere Carla. Carla non riceve. Devi andartene. Ti prego, io devo vederlo. È molto debole. Non sono sicuro che riuscirà a parlarti. No, 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 no. Non ero preparata a questo, va bene, non ero preparata a questo episodio di oggi, per niente, non lo ero. Marcus, speravo che venissi. Mi sei mancato tanto, Carlo. Non sai quanto mi sei mancato. Cos'hai, Marcus? Smarrito. Mi sento smarrito, Carlo. Il mondo mi sta crollando attorno. Vorrei fare la cosa giusta, ma non ho risposte. Solamente dubbi e domande e incertezze. Il mondo è dominato dalla paura, Marcus. Paura degli altri, paura del futuro. È come me, troppo vecchio. È tempo che finisca. Consiglio. Che cosa dovrei fare? Carla, uccideranno la mia gente, io non voglio rispondere alla violenza con la violenza, ma dimmi, ci danno altra scelta. Essere vivi significa fare delle scelte, tra l'amore e l'odio, tra porgere la mano o stringerla in un pugno. Non ci sono risposte semplici, Marcus. Devi accettare il mondo così com'è, accettarlo oppure lottare per cambiarlo. Sei mio figlio, Marcus. Il nostro sangue non è uguale, ma so che in te c'è una parte di me. Quando il mondo sprofonda nel buio, alcuni hanno il coraggio di risollevarlo. Tu sei uno di loro. Affronta l'abisso, ma non lasciare che ti consumi. Ah,
Vabbè. È stato un episodio micidiale questo di oggi, ragazzi, veramente. Non posso definirlo in altro modo. Che dovremmo fare, raga? Che facciamo? Che facciamo? Non lo so. Scusati con Kara, decidi il destino di Connor. Il destino di Connor. Pensavo foste al sicuro con noi. Sbagliavo. Dovete lasciare la città finché potete. Portare via Alice è tutto ciò che conta. Prendiamo l'ultimo autobus. Forse possiamo ancora superare il confine. Marcus. Salvaci tutti. Ci proverò, che cavolo. Connor. È qui da solo. È colpa mia. Gli umani sono riusciti a trovare Jericho. Lo so, ma... Che stupido. Era il tuo compito. Mi hanno usato, dovevo saperlo. Mi dispiace, Marcus. Se decidessi di non fidarti, capirei. Ma se ora sei cambiato, se ora sei uno di noi, indulgente, assolutamente. Sei uno di noi ora. Il tuo posto è con la tua gente. Ci sono migliaia di androidi nell'impianto della Cyberlife. Se li svegliassimo, si unirebbero a noi e saremmo molti di più. Beh, intendi infiltrarti nella Cyberlife Tower? Connor è un suicidio. Si fidano di me. Mi lasceranno entrare. Se qualcuno può infiltrarsi alla Cyberlife, sono io. Se provi a entrare, ti uccideranno. La probabilità è alta. Ma a livello statistico c'è sempre la possibilità che le cose non vadano come previsto. Stai attento. Il piano è buono, cioè nel senso che altre migliaia di androidi potrebbero farci comodo. Questo è poco ma sicuro. Possiamo parlare a Josh? Senza di te sarei morto. E non avrei mai visto la nostra gente libera. Abbiamo avuto le nostre divergenze, ma lottiamo per gli stessi ideali. Beh, in fondo sì. Qualunque tua decisione, la appoggerò, Marcus. Grazie, amico. Grazie. Madonna, raga. Devo parlare con North. Dov'è? Ah, eccola. Non l'avevo riconosciuta. È ferita. Come sono messi i tuoi sistemi? Sto bene. Non hanno colpito i biocomponenti. Meno male. Hai rischiato la vita per salvarmi, Marcus. Dovresti pensare alla nostra gente prima. Niente conta di più. Lo so, tu sei della nostra gente, no? Campi. Hanno allestito 5 campi solo nell'area di Detroit. E ne faranno altri nel resto del paese. Si preparano a un genocidio. Madre mia. Sopravvissuti. Quanti di noi sono sopravvissuti?
Un centinaio? Forse di più se contiamo quelli ancora nascosti. Se non avessi innescato la bomba saremmo morti. Fra poco sarà tutto finito. Avremo cambiato il mondo o il mondo ci distruggerà. Devi fare la tua scelta, Marcus. E qualunque essa sia, noi ti seguiremo. Ti amo, Marcus. Oh. Madonna. Oggi è assurdo. Va bene. Mi sa che è arrivato il momento di prendere una decisione molto importante. Ah, è veramente impossibile per me, credo. Ok. Gli umani hanno deciso di distruggerci. Hanno portato la nostra gente nei loro campi per eliminarci. È il momento di decidere. Di compiere una scelta che determinerà il futuro della nostra gente. Allora, lì ci mettono in bella vista che l'opinione pubblica è sullo scetticismo, ragazzi, per ricordarci che comunque gli esseri umani che non siano poliziotti, quindi comunque i civili in generale, già non ci vedono di buon occhio. Il punto è che la rivoluzione a che porta, raga? Cioè, nel senso, assaltare i campi per liberare gli androidi significherebbe uccidere gli esseri umani. Sarebbe una dichiarazione di guerra contro il mondo intero, praticamente. E quindi uno magari deve avere le palle di seguire questa scelta. Il punto è che marciare pacificamente sui campi significa andare a farsi ammazzare. Sono sicura quasi al 100% che succederà questa cosa. Ma almeno non ci butteremo addosso altra merda, nel senso che comunque magari poi a lungo andare la gente potrebbe pensare al fatto che noi abbiamo cercato di restare sulla pace fino alla fine. È difficile, raga, è difficilissimo. Perché arriva un momento che, cioè, mi vengono i nervi, ok? Come è successo tipo un paio di episodi fa, quando c'è stata la marcia che alla fine ho deciso di caricare, insomma, e di combattere. Cioè, arriva un momento in cui ce l'ho fino a qua. È che l'atteggiamento degli esseri umani mi dà altamente fastidio, perché non c'è modo di comunicare con loro. E quindi allora arrivi al punto che dici, cioè, basta, l'unica maniera per farmi vedere, per farmi sentire, è legnarti. Che è sbagliato, però se hai di fronte a te una testa di legno, quindi non so che fare, raga. Perché c'è una parte di me che dice assolutamente marcia pacificamente, e un'altra parte di me che dice, cioè, assalta i campi sti cazzi, gli esseri umani ci hanno rotto le palle, eccetera. Cioè, io penso che comunque in entrambi i casi la maggior parte dei nostri morirà. Scelgo la manifestazione, raga. Non so cosa comporterà, probabilmente ci ammazzeranno tutti comunque, ma credo che la cosa migliore da fare a questo punto sia proprio di scegliere la manifestazione. Lo so. So che siete arrabbiati. So che volete reagire. Ma vi assicuro che la violenza non è la risposta. Vogliamo giustizia e pace, e glielo faremo capire. Se hanno un briciolo di umanità ci ascolteranno. Altrimenti, altri prenderanno il nostro posto in questa battaglia. Porca. Siete pronti a seguirmi? Non si torna più indietro. La scelta è stata fatta. Non posso aggiungere altro, ragazzi. Io direi che quest'oggi ci interrompiamo qui. Sono curiosa, ma al tempo stesso ho paura di vedere cosa succederà alla fine. Niente, questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Un budosh a tutti, ragazzi. Ciao.
Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!